Ecco qui il ponte, da qui cominceremo il nostro passaggio lungo il letto del fiume che ci porterà alle gole di Pirincanes. Ecco il nostro amico che sta già preparando col bastone. Questa strada invece è quella che porta direttamente al Gennargentu. Ok? Bene. Allora, ci troviamo sul letto del fiume e proseguiamo la nostra marcia. Allora, stiamo percorrendo la prima ansa del fiume. Stiamo cercando il punto di attraversamento. Il mio amico procede. Ce la farà? Ce la farà? Eccola qui, sì, ce la fa. Ecco qua. È un po' il controluce, quindi questa non è che si veda molto bene. Andiamo a sinistra, quando non è possibile che passiamo a destra. Va bene. Siamo davanti a una seconda ansa del fiume. Superata la seconda ansa, ci troviamo davanti a una serie di pietre completamente levigate dall'acqua. Pericoloso perché si può scivolare, però insomma, nel complesso direi che lo spettacolo è abbastanza bello. Esploratori fluviali. Che siamo, Pietro, noi? Siamo degli esploratori fluviali. Oh, il nostro amico ci commenta subito come stiamo procedendo e cosa rappresentiamo, chi siamo. Guardate un po' che gola questa, bellissima. E qui da dove si passerà? Pietro, dove conviene passare? Sì, boh. Vediamo un po' se ci dobbiamo bagnare o meno. Attraversiamo. Abbiamo optato per la soluzione su questa roccia. Il nostro amico Pietro ci fa da apripista. Eccolo laggiù. Vediamo un po' dove arriviamo. Ecco, fatto l'attraversamento, ora ci troviamo davanti all'affluente da dove scorre il fiume che dà inizio alle famose cascate di Pirincanes. Il nostro amico, come si può vedere, è già avanti verso le prime cascatelle.
Allora, ci apriamo sopra la prima cascatella. I rivoli dell'acqua lo confermano. E noi adesso andiamo ancora più avanti per vedere le altre cascate. Se si riusciamo a trovare la parte bassa. Questa è la gola. Ecco una cascata, una cascatella. Siamo nella parte bassa delle cascate di Pincanes. Il nostro amico sta provando a scalare la montagna nel tentativo di scoprire le origini. Chi riuscirà? Boh, lasciamolo lì per adesso. Ecco qui. La gola principale prosegue in quest'altra direzione che però noi al momento non affrontiamo. E non lo so, vedi un po' tu. Non mi sembra. Eh sì, devi tornare un po' indietro. Sì. Ci troviamo ora nella parte alta della cascata. Abbiamo fatto tutto un giro a ritroso per salire qui su in alto e prendere la cascata dal lato, però sono certe gole come queste che non abbiamo un punto di osservazione tale che ci permetta di vedere meglio la cascata, come un altro dovrebbe essere qui sotto. Lo stai attento con il muso perché sono in equilibrio instabile e quindi si poteva riprendere bene nel senso di trovare un diverso punto di osservazione. Da qui purtroppo le immagini non sono sicuramente quelle che vorremmo, perché le cascate non siamo riusciti a capire bene le tre cascate consecutive dove si trovano. Siamo sempre nella parte alta della gola dove si riversa il fiume formando la cascata. Thank you.
Eccolo lì la gola. Ecco il punto di accesso alla gola dalla parte bassa, dove siamo entrati stamattina per vedere le cascate dalla parte bassa. Ok? Questo è il tutto. Se noi giriamo adesso da quest'altra parte, non vediamo altro che delle montagne, delle rocce, dove al di là delle quali c'è la gola dove scorre il fiume.